Buongiorno signori cari e belli, hola bagai, come la va? Eccoci qua. Signori, ho pensato di portarvi un video quest'oggi perché magari qualcuno di voi sotto traccia non si è accorto dell'arrivo nel periodo di Halloween, delle solite truppe stagionali del Fantasmino Royale e del super bombarolo gigante dello scheletrone, diciamo così, che sono delle belle truppe che fanno dei bei danni e stanno spaccando il meta, soprattutto il Fantasmino Royale. E allora ho pensato di portarvi questo video per illustrarvi un pochino questa tecnica che magari tanti di voi se ne sono già accorti, la stanno già cercando di fare e stanno portando ottimi attacchi, ma magari qualcuno non se ne è accorto. Signori, un bel like, iscrizione al canale, guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social per seguirci in live sul sito Viola, su Twitch oppure su YouTube, ovviamente quando escono nuovi video, tutto quello che c'è nel caso di sapere e utilizzate sempre il nostro code creator APRO, mi raccomando, quando fate acquisti in game, vi voglio bene quando lo fate, grazie di cuore. Allora, andiamo in game e parliamo un po' di queste notizie. Signori, qua negli eventi c'è il Fantasmino Royale da utilizzare con 6 fantasmini per prendersi le 2 pozioni di ricerca e lo scheletro gigante da utilizzare anche lui per cercare di prendersi 10 anellini che possono essere inutili. Al di là di questo sono le solite truppe stagionali di Halloween e sono fortissime. Andiamo anche un po' a vederle sul gioco. Queste ovviamente sono le statistiche per quanto riguarda il TH15 con lo scheletro gigante di livello 11, con la sua particolarità che una volta esploso, una volta distrutto, lascia un bel bombolone che fa un bel po' di danno, danni alla distruzione 2800, bello lento e attacchi alle difese, bersagli terra, bersaglio singolo, tipo bersaglio preferito difese, queste sono le sue caratteristiche. Ancora più spaccato rispetto alle truppe normali, c'è il Fantasmino Royale, che ha la sua particolarità di avere la sua invisibilità per 12 secondi in cui non viene bersagliato da truppe del castello, di difesa, di niente, distrugge tutto quello che può fare, poi ovviamente si compare sul gioco e viene attaccato, però in questi 12 secondi compie il devasto, danni al secondo vedete 680, punti ferita 270, velocità di movimento 16, per cui anche relativamente veloce rispetto ad altri generi di truppe. E allora, la combinazione che io attualmente sto utilizzando per fare questi miei attacchi, sia per fare gli eventi, sia che per fare gli attacchi in lega, sia per farli anche nella war o quello che è questa qui, perché spacca tutto, spacca in combinazione con i pipistrelli, si distrugge tutto. Tanti fantasmini royale, un pochettino di tank, giusto un accenno, con 2 scheletroni e io ci ho aggiunto un golemice, ma potete variare a seconda delle vostre preferenze. Come al solito, quando si utilizzano gli attacchi con i pipistrelli, di solito si portano 5 pozioni di pipistrelli. Penso alla Dragbat, penso alla Peckabubat, penso alla Yeti Smash in combinazione con i pipistrelli. Di solito si portano appunto 5 pozioni e altrettanti di gelo, più o meno questa è la proporzione. L'unica particolarità in più rispetto magari agli attacchi con villaggi un po' più bassini, che comunque possono pensare di portarla, è la pozione di velocità e vedrete adesso anche come va utilizzata in questo genere di attacchi. Funziona soprattutto con i TH esterni, funziona soprattutto con i TH esterni. Con quelli centrali può funzionare anche in quei casi lì, però bisogna essere un pochettino più attenti. Vi voglio mostrare un replay di un attacco che ho fatto in Lega su un TH14, che comunque è abbastanza facile, quindi con le truppe già che iniziano a essere già più alzate, con i reali che iniziano a essere a livello di TH15, in generale si riesce a farlo anche con truppe diverse da questa combinazione di attacco. Vedete che con i fantasmini, con questa disposizione, il TH esterno vado a prendermi tutte le strutture che vanno a contornarlo per liberare tutta la strada. In questo caso sono anche un pochino sfortunato, se vogliamo dire così, perché ci sono tante trappoline scheletrino che vanno a bloccare i nostri fantasmini dall'andare ad attaccare TH. Comunque con pazienza vado a far fuori tutto. Ho cercato anche di far fuori i super pipistrelli del castello, ma probabilmente avrei fatto meglio ad andare ad aspettare e utilizzare la pozione di veleno in seguito, perché tanto comunque i pipistrelli non stanno nella posizione che era preferibile. Vado a preparare il funnel dall'altra parte per cercare di distruggere le strutture splash
ovvero l'artiglieria Aquila, lo scatter, le torri dello stregone. Quindi vado a utilizzare i miei scheletroni, i golemais, il lanciatronchi per far breccia nel villaggio, i miei reali con re, regina e warden a fare compagnia al tutto. Mi porto io una pozione di furia per dare un po' più di potenza all'attacco, in questo caso io scelgo di fare così. Vedete che utilizzo anche l'abilità del warden, ovviamente, per proteggere le mie truppe, per cercare di mandare il push più avanti possibile. A questo punto, quando ho raggiunto buona parte dei miei obiettivi, faccio il mio attacco dall'angolino con la champ, con le pipistrello e soprattutto con le gelo per andare a bloccare le torri infernali multiple, le torri dello stregone e tutto quello che mi serve per andare a trissare il villaggio, come si fanno in questo genere di attacchi di dragbat, di yeti smash e tutto quello che volete. Vedete che qua ormai il villaggio è destinato a cadere inesorabilmente. Sono rimasto un po' a corto di gelo perché con le strutture della TH14 e gli scatter è un pochettino più difficile ovviamente fare sempre le dragbate, e tant'è che i pipistrelli vengono spesso poco utilizzati con le truppe canoniche negli attacchi normali di TH14 e TH15, ma quei fantasmini tornano in auge. Noi fantasmini tornano in auge. Voglio anche mostrarvi l'attacco invece su un TH15 in war che ha fatto il buon Valterino. Eccolo qua, un TH15 non ancora sviluppato del tutto, perché vedete che mancano le pozioni di furia, mancano le torri degli incantesimi nuove e anche c'è il monolito ancora al primo livello. Comunque inizia a essere un TH15 abbastanza importante. Anche in questo caso il TH leggermente esterno, l'artiglieria Aquila dall'altra parte abbastanza raggiungibile, pulizia dei fantasmini ad andare a prendersi le strutture esterne, andare a prendersi poi finalmente il TH quando la situazione è libera, ok, e poi push dall'altra parte dell'angolino, andare a prendersi artiglieria Aquila, più strutture possibili per poi riuscire a fare l'attacco coi pipistrelli. Adesso tanti di voi probabilmente magari mi diranno: Aplo, ma io non sono TH15, non sono neanche TH14, posso fare questo mio attacco con il TH12, con il TH13, eccetera? Certo che puoi farlo, ragazzo mio. Puoi farlo ovviamente cercando di ridurre, diciamo così, i fantasmini per la capacità dei tuoi accampamenti, che sono ovviamente un pochettino ridotti. Qua dovrai soprattutto fare ancora tantissimi fantasmini, portarti sempre le solite 5 pipistrello e le solite 5 gelo, proporziona un po' il tutto e vedrai che anche tu, mio caro ragazzo, riuscirai a fare i tris e a divertirti. Per quanto tempo dureranno queste truppe non si sa, e a fare tutto quello che devi, il devasto con i tuoi villaggini. Non so ovviamente su strutture più elevate quanto si possa andare troppo oltre, ma come vedete il meta attualmente è abbastanza spaccato. Poi magari ci sarà anche un aggiornamento, un ricalcolo dei valori, come spesso avviene quando ci sono truppe troppo forti. Io mi ricordo ai tempi quando fecero il loro primo ingresso i Fantasmini Royal col TH12, se non sbaglio 2-3 anni fa, comunque grosso modo erano spaccatissimi e li misero leggermente a posto coi valori. Magari potrebbero pensare di farlo anche adesso, non lo so, bisognerà poi vedere anche effettivamente per quanto tempo li manterranno nel gioco, se per tutto il periodo di Halloween, se per un mesetto, se per 2 settimane, non lo so effettivamente per quanto resteranno. Però nel frattempo divertiamoci, non vogliamo fare professionisti, ma tanti di noi ci piace la canzoncina Ponzi Ponzi Popopo, è trissare facile, no? Signori, spero di avervi portato un buon video, di avervi fatto sorridere, di avervi portato qualche novità, e allora lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, seguiteci in live su Twitch, sul sito Viola, mi raccomando, su YouTube quando portiamo nuovi video, che è importante, sui nostri social che trovate in descrizione, che trovate tutte le informazioni del caso, e utilizzate sempre il nostro code qui dietro. Apro, vi voglio bene, bye bye, alla prossima, ciao ciao, bye bye.